PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Benvenuto alla puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Io sono Francesco Posati e dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, voice over, sound designer e autore della rubrica PCT Digitale, pillole di bit per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Oggi parleremo di conservazione digitale. Ospite della puntata Nicola Savino, professionista esperto in materia, seguilo nei suoi profili social. Come sempre, prima di iniziare ti ricordo come puoi contribuire finanziare la pubblicazione del podcast con donazioni su PayPal, in crowdfunding su Patreon, lasciando una recensione su iTunes o condividendo le puntate tra i tuoi contatti social. Scegli tu il sistema più comodo. Ma adesso iniziamo! Ti sarai accorto che negli ultimi anni viviamo un processo irreversibile di digitalizzazione della pubblica amministrazione. I documenti di privati, aziende e PA sono sempre più documenti digitali nativi. Abbiamo una crescita esponenziale di informazioni giuridicamente rilevanti che si formano e transitano in rete. Tuttavia, dobbiamo cominciare a chiederci come possiamo gestire e conservare correttamente questo flusso di dati nel tempo. Devi comprendere che se tu, avvocato tecnologico, non adotti le dovute accortezze nel gestire il bit sotto il profilo tecnologico, rischierai di non poter rappresentare o consultare nel tempo i contenuti originari. Senza dilungarmi troppo, passo subito il microfono a Nicola per introdurci al tema. Ciao Nicola, benvenuto e grazie ancora per aver accettato il mio invito. Prima di rispondere alle mie domande, saluta gli avvocati tecnologici che ci stanno ascoltando. Ciao Francesco, grazie per l'invito e saluto quindi calorosamente gli avvocati tecnologici, perché un avvocato tecnologico evidentemente si spinge oltre a quello che sono le norme, ma spinge verso l'innovazione. Tra le altre cose, mi fa piacere dare uno spunto molto pratico e tecnico su queste cose qui. Iniziamo questa intervista con domande semplici e dirette. Che cos'è la conservazione digitale? Dunque, la conservazione digitale è quel processo informatico-giuridico che permette di rendere immutabile nel tempo, dal punto di vista probatorio e quindi anche dal punto di vista dell'opponibilità a terzi, un documento che per sua natura ovviamente deve avere una qualsiasi tipologia di valenza, no? Quindi è un documento che casomai nasce in formato digitale con varie modalità che sono state descritte tecnicamente dal DPCM il 13 novembre 2014, quindi sulla formazione del documento informatico, fino appunto alla sua conservazione digitale, a norma che secondo l'articolo 43 del codice dell'amministrazione digitale ci dice appunto come si conserva un documento informatico, che evidentemente deve rispettare delle regole tecniche richiamate appunto dal codice dell'amministrazione digitale, che oggi sono riferite al DPCM del 3 dicembre 2013. Quindi ti ho dato anche un po' di piccoli riferimenti normativi, ma che sono poi la Bibbia da questo punto di vista per quanto riguarda la conservazione digitale, che poi nel campo giuridico deve essere molto utilizzata, no? Ma questo non vale soltanto in ambito aziendale, per esempio, come si può pensare, ma anche moltissimo anche in ambito pubblica amministrazione. Quali sono i vantaggi della conservazione digitale? Dunque, per chi non è attento, i vantaggi della conservazione digitale potrebbero essere soltanto quelli della non produzione più della carta, no? Quindi della dematerializzazione. In verità, conservare in digitale significa rendere a monte un processo digitale, quindi tutta la parte di flussi documentali, tutta la parte di produzione di quei documenti, tutta la parte di collaboration che sta attorno a quelle informazioni che si trovano nei documenti viene digitalizzata, e quindi i vantaggi non sono semplicemente, che per carità sono importanti, sul fatto che non viene più prodotto quel foglio di carta, soprattutto che non si stampi, no? Così si può dire tranquillamente, ma soprattutto perché si ha un processo digitale in questo senso, e quindi significa che io miglioro il mio modo di lavorare, miglioro il tempo, abbatto i costi, miglioro la collaborazione all'interno dello studio, miglioro tutto ciò che è il rapporto tra cliente e fornitore, e ho necessariamente una competitività maggiore in questo senso. Esistono tantissimi studi del Politecnico, ma soprattutto di Milano, che ci spiega come effettivamente la digitalizzazione sia un vantaggio economico molto forte.
quali documenti possiamo mandare in conservazione digitale? Tutti i documenti della nostra vita lavorativa quotidiana, no? C'è in effetti un DPCM del 21 marzo del 2013 che ci dice esattamente quali sono i documenti che devono rimanere in formato analogico, ma sono soprattutto documenti di tipo storico, soprattutto per quanto riguarda gli archivi storici delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda tutto ciò che è il nostro mondo lavorativo, il vostro mondo lavorativo, ovviamente di chi anche ci ascolta, al di là della posta elettronica certificata, che è un documento informatico e che dovrebbe essere conservato, abbiamo scritto tanti articoli su questo tema, ma anche tutto ciò che è un documento che viene firmato digitalmente, quindi necessita della sua conservazione, così come se io firmassi un foglio di carta con una firma autografa, che necessiterebbe di conservazione. Ma in generale io posso produrre tutte le mie tipologie documentali in formato digitale e posso evidentemente in alcuni casi fare quello che è il processo della conservazione sostitutiva, cioè sostituire il supporto cartaceo a quello digitale. Ovviamente dovrà essere tipologia per tipologia, caso per caso, verificato effettivamente come dovrebbe essere dematerializzato appunto quel tipo particolare di documento. Prima di passare alla successiva domanda, ascoltiamo Marco nella sua news digitale. Il governo russo ha avviato una campagna di sensibilizzazione sui rischi dei selfie in situazioni estreme, con tanto di illustrazioni davvero significative. Andiamo dall'autoscatto in autostrada a quello sul tetto di casa, ma senza dimenticare quello con la pistola in mano, caso accaduto per davvero ed è anche partito un colpo. Sembra una barzelletta, ma la cosa è quanto mai seria. Nella Federazione Russa si contano almeno 10 morti e 100 feriti da inizio anno per i selfie. Grazie Marco. Riprendiamo l'intervista con Nicola Savino, che ci sta introducendo sulla definizione della conservazione digitale e il quadro normativo di riferimento. Ci sta illustrando i vantaggi di un processo di conservazione digitale e quali documenti possiamo mandare in conservazione. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Adesso Nicola, nella quarta domanda ti chiedo: se un utente privato può avviare un processo domestico di conservazione digitale? Allora, un utente privato non ha le competenze e gli strumenti per farsi da solo la conservazione digitale a casa. Non può neanche utilizzare soltanto lo strumento software in sé, in quanto la conservazione, come ti dicevo prima, è molto ampia. Quindi significa che tutte quelle tematiche, no, che abbiamo un po' detto semplicemente, toccano una serie di modelli organizzativi, di processi, di competenze, perché per esempio il protagonista principale, principe della conservazione digitale è in questo caso, in questo senso, il responsabile della conservazione, che è comunque la figura principale. L'articolo 7 appunto del DPCM del 3 dicembre 2013 ci dice che senza il responsabile della conservazione non ci potrà essere nessun processo di conservazione digitale a norma. Ci sono delle, per esempio, in alcune circostanze l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente un servizio di fatturazione elettronica, adesso che ci sarà appunto la fatturazione elettronica tra privati oltre a quello della PA, appunto gratuitamente anche una parte di conservazione digitale. In questo senso il cittadino può essere aiutato, ma lo vedo appunto come libero professionista. Il cittadino comune, che avrà comunque, per esempio grazie tramite lo SPID o anche al suo domicilio digitale, rapporti con la pubblica amministrazione, sarà la stessa pubblica amministrazione a conservare i documenti del cittadino stesso, che questo non è strettamente un bene, ma questo è un altro discorso ed è un discorso molto più ampio. Nei tuoi profili social parli di conservazione dei processi. È lo stadio successivo della conservazione digitale? Allora, parlo di conservazione dei processi perché, come ti spiegavo prima, non dobbiamo guardare soltanto al documento come oggetto, no, come file, ma dovremmo essere capaci di conservare un processo. E un processo viene descritto tramite informazioni, tramite risorse, no, tramite una serie di sistemi informativi che dialogano tra di loro. Ed ecco, noi dovremmo essere capaci di digitalizzare il documento inteso come informazione digitale, non soltanto come un semplice PDF. Io ho due frasi must, al di là della frase che il digitale sia con te, ma c'è anche un'altra, no, che dice che è più importante dematerializzare un processo che un documento, perché questo deve essere il must, io dico, per entrare davvero nei vantaggi della dematerializzazione dei processi aziendali. Innovare un processo, renderlo digitale, soprattutto conservare le informazioni
informazioni e quindi non semplice PDF, quindi rendere compliance con le norme e con gli standard tutto ciò che io faccio ogni giorno con il mio lavoro, soprattutto poi se sono nel campo giuridico, mi permette di avere dei vantaggi impressionanti in termini appunto di processo, quindi del mio lavoro quotidiano verso l'esterno, ma anche verso l'interno, quindi all'interno del mio studio eventualmente. La cosa importante è che certamente è lo stadio successivo della conservazione digitale. Non bisogna guardare soltanto, ripeto, al documento file, ma bisogna digitalizzare un processo, bisogna conservare l'informazione. Grazie Nicola per la tua partecipazione e spero in un tuo nuovo intervento nelle prossime puntate. Grazie a te Francesco, è stato un piacere. Quando vuoi sarai ospite anche sul mio podcast. Complimenti intanto per il lavoro che fai, perché credo che l'informazione e la divulgazione di queste cose assolutamente porta a un miglioramento culturale di cui ne abbiamo assolutamente bisogno. Grazie ancora. Io termino qui questa puntata, ti rinnovo a te, avvocato tecnologico, l'appuntamento per domenica prossima e ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Ciao! Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.